Deve morire, chiese Piton. E deve ucciderlo Voldemort in persona, Severus, questo è fondamentale. L'hai tenuto in vita perché possa morire al momento giusto. Non esserne stupito, Severus. Quanti uomini e donne hai visto morire? Di recente, solo quelli che non sono riuscito a salvare. Si alzò. Tu mi hai usato. Sarebbe a dire? Ho fatto la spia per te, ho mentito per te, ho corso rischi mortali per te. Credevo che servisse a proteggere il figlio di Lily Potter. Adesso mi dice che l'hai allevato come una bestia da macello. Ma è commovente, Severus. Ti sei affezionato al ragazzo, dopo tutto. A lui! Gridò Piton. Expecto patronum! Dalla punta della sua bacchetta affiorò la cerva d'argento. Atterrò sul pavimento dell'ufficio, fece un balzo e si tuffò fuori dalla finestra. Silente la guardò volar via e quando il suo bagliore argenteo svanì, si rivolse a Piton, gli occhi pieni di lacrime. Dopo tutto questo tempo, sempre.